Di solito al comune pochi babbuni. Beppe ha esagerato per prendere la sala della cittadella vicina. Giustamente, come suggerivi il sindaco, passava la saletta al San Francisco. Beppe invece vuole il top, il meglio, e ha scelto la cittadella. Grazie all'associazione naturalmente ambientalista presieduta da Costantino Foglia, che promuove e organizza questo evento, il primo convegno della postura dei. Il saluto istituzionale è d'obbligo perché patrocina l'evento il comune, quindi chiamiamo il sindaco Antonio Giuliano, e naturalmente c'è il patrocinio del Giffoni Bigue Festival. Prego, sindaco. Il ventilatore, non ho capito. Perché fa caldo, carrello. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Io ringrazio vivamente Costantino Foglia, gli amici del Verde come associazione, e il professore Giuseppe Russomando, che ha voluto fortemente questa iniziativa. Quando mi è arrivata la richiesta l'ho patrocinata subito, perché era nel nostro programma, nel mio programma, iniziare una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione rivolta verso ai bambini delle scuole primarie e secondarie, ma non solo, anche agli adulti. E quando mi è arrivata questa richiesta ho detto: bene, iniziamo subito con questa iniziativa Postura Day. E vi posso assicurare che è un'iniziativa lodevole. L'unica cosa che la partecipazione per quanto riguarda questo argomento nell'arco degli anni ha suscitato poca attenzione dall'opinione pubblica, ma soprattutto poca attenzione, qui mi dispiace, perché penso che sia doveroso da parte dei dirigenti scolastici sensibilizzare la partecipazione dei bambini a questi eventi per due aspetti importanti. Questo è il primo anno che, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la preside ha promosso e io ho dato subito pieno assenso con un evento importante che parte quest'anno, i bambini senza zaino. Ebbene, proprio in merito a questo, dissi al professore Russomando, è un'iniziativa, nemmeno a farla apposta, che sposa molto bene questa posizione da parte della preside, che vuole iniziare a far andare a scuola i bambini senza zaino. Negli anni precedenti vi posso assicurare che più volte ci siamo incontrati e più volte ho spiegato alla preside di cercare di creare le condizioni affinché i zaini dei bambini iniziassero ad essere leggermente meno pesanti, perché non è possibile che un bambino di seconda e terza elementare possa trasportare sulle spalle uno zaino che io non l'ho pesato, perché anche a me mi veniva un po' di ansia per mia figlia, ma penso a tutti i figli dei giffonesi, mettersi sulle spalle un zaino che pesa pure 10 kg, e beh, non è da poco per un bambino che ha 8-10 anni. È proprio in quell'età dove si iniziano a creare i primi problemi, diciamo, per quanto riguarda la postura, perché per cercare di compensare il peso si cerca di inclinare la colonna vertebrale. E poi c'è un altro aspetto importante, giusto 2 minuti e mi avvio alla conclusione. Sembra strano fare un evento di posturologia e spiegarvi che la prevenzione è preferibile alla cura, perché quando si ci trova distesi su un tavolo operatorio, vi posso assicurare che con molta probabilità, con una notevole attenzione di fronte semmai non a questa slide ma a un'altra slide, dove si riporta il danno che subisce la colonna vertebrale, vi posso assicurare, a qualsiasi età, parte dai 13-14 anni, la fase di sviluppo, dove
i danni alla colonna si verificano proprio in quella fase. Ci sono alcuni che non si verificano in quella fase, si verificano più tardi, e peggio ancora, perché più tardi non ci sono rimedi. Perlomeno nella fase di crescita i rimedi ci sono, attraverso diciamo, lezioni di posturologia oppure palestre correttive, ma più tardi è difficile, al di fuori dell'intervento chirurgico non è che ci sono altre soluzioni. Beh, io vi posso assicurare che per quello che ho visto io nell'arco degli anni, per quanto riguarda la mia attività professionale, i danni da intervento chirurgico sono notevolissimi. Si risolve sicuramente il problema perché è un problema meccanico della colonna vertebrale, però poi dopo non è che si vive proprio bene, e io penso che sia doveroso da parte dell'istituzione, da parte di chi ha speso, diciamo, la propria vita al servizio dei piccoli, ma non solo, per quanto riguarda un'educazione posturale, penso che sia doveroso accompagnare con forza e cercare di stimolare l'attenzione da parte dei cittadini a partecipare non solo a queste iniziative, ma a capire bene come educare i propri figli. Questo non è un'iniziativa per speculare, assolutamente no. È un'iniziativa per sensibilizzare, che è tutt'altra cosa. E io vi dico che da stasera inizia questa prima informazione, e poi l'amministrazione comunale, in collaborazione sicuramente al mio fianco con il professore Russomando, ma farà una serie di iniziative tutte caratterizzate nell'arco dell'anno per quanto riguarda la postura, la prevenzione a tanti altri problemi che sfuggono ad ogni cittadino, perché impegnati nell'arco della giornata, dei mesi, per le proprie attività. E vi posso dire che sono tutte importanti. Io quest'anno ho fatto, come mi sono insediato, due ordinanze al quale ho vietato assolutamente di incendiare qualsiasi tipo di materiale. E posso assicurare che c'è stata una riduzione notevolissima degli incendi, ma questa ordinanza io la estenderò a tutto l'arco dell'anno, perché noi viviamo in una valle e non è possibile che la mattina, il pomeriggio o di notte dobbiamo restare con le finestre chiuse, quando poi viviamo in un contesto paesaggistico stupendo, e penso che sia doveroso iniziare ad alzare il capo e schiena diritta e dire no e basta. Quindi salute e ambiente per me stanno al primo posto, e andrò avanti così, spedito, sensibilizzando sicuramente dalla prossima iniziativa i docenti e i dirigenti delle scuole, e sensibilizzando maggiormente i cittadini, che sicuramente stasera non siete pochi, perché questa è una sala di 700-800 posti. Dicevo al professore, non è facile riempirla, seppure io ho avuto una bella esperienza, però voglio dire, non è che capita spesso. Però io sono fermamente convinto che facendo un'ottima campagna di sensibilizzazione, sicuramente anche per quanto riguarda questo argomento, che è poco diciamo, curato da parte dei cittadini, lentamente si riempirà questa sala per questo tipo di prevenzione, di tante altre prevenzioni che io metterò in campo da qui alla fine dell'anno, non l'anno prossimo, da qui alla fine dell'anno. Io ringrazio di nuovo il professore Russomando, ringrazio tutti quanti voi della partecipazione, mi auguro che i presenti possano in qualche modo diffondere agli altri cittadini, ai propri figli, quello che stasera ci dirà il professore Russomando, e ci vedremo alla prossima iniziativa. Grazie professore, e grazie a tutti quanti voi. Allora, buonasera e benvenuti a questo Prima Postura Day. Questa sera parleremo di una cosa molto importante che succede a tutti quanti noi, e che noi non ci rendiamo conto perché ci succede.
Stasera impareremo a capire la potenza del respiro. C'è stato un ragazzo che ha frequentato un mio corso e praticamente mi disse: professore, io non conoscevo la potenza del respiro. Quanto è potente il respiro all'interno dell'organismo? La mancanza di respiro porta una cosa che tutti quanti noi conosciamo e che praticamente molto spesso non sappiamo come curare, come uscirne fuori, l'ansia. L'ansia è una cosa che attanaglia milioni di persone, solamente che non sanno l'origine dell'ansia, da dove viene. Io ne ho fatto una definizione. L'ansia non ha età, non ha sesso, non ha ceto sociale, non ha peso, non è territoriale. Quindi l'ansia è universale. Quello che succede a Gifoni nel nostro territorio è valido a Milano, è valido a Amsterdam, è valido a Stoccolma, è valido a New York, a Città del Capo. In tutto il mondo le persone soffrono di ansia. Adesso io voglio far capire come si genera l'ansia. La vita è un'eterna competizione. E quando comincia questa competizione? All'asilo. All'asilo i competitori sono due o tre compagni di asilo, il giocattolo è mio, la sedia è mia, questo è così. In quella sede il ragazzo non riesce a tirare fuori la personalità. Scuole elementari. Guelfi e Ghibellini, due schieramenti. Carmela, mi presti un foglio? Carmela, mi presti la matita? Carmela, mi presti la squadretta? Ma tu, io sto disegnando. Tu c'hai il quaderno tuo. Perché mi devi dare fastidio a me? Ma io se non glielo do, non gli do la matita, non gli do il foglio, quello poi non mi saluta più. Ecco che si comincia a instaurare una specie di sudditanza psicologica. Si va più avanti. Buonasera e benvenuto all'assessore Canoniero. E quindi che cosa succede? Si va più avanti, si va alle scuole medie. Alle scuole medie si fa amicizia con tutti i compagni della classe, più qualcuno all'esterno. E allora nemmeno in quella sede si riesce a tirare fuori la personalità. Andiamo alle scuole superiori. I competitori aumentano fino a che non diventiamo adulti e andiamo in competizione con tutti. Il disagio del piccolo diventa il disagio dell'adulto. È chiaro? Praticamente che cosa succede? Cominci a non respirare bene, ad avere ansia, insonnia. Gastrite e colite si somatizza a livello di stomaco e mal di testa si somatizza a livello di testa. Poi non hai capacità di analisi e di sintesi. Non impari la prima persona del presente indicativo del verbo essere, io sono. Tu chi sei? Tutti quanti cominciano a pensare che gli altri sono. E lui è un allocco. Semplicemente, che cosa succede? Io ho fatto una scaletta, ma vado a braccio proprio, non voglio sapere niente questa sera perché tengo tante cose da dire. Che cosa succede, signori? Che praticamente queste persone saranno sempre a disagio, continuamente. Non si sentiranno mai all'altezza della situazione. Quando stanno da sole, sono compagnia. Quando stanno in compagnia, quando finisce questa confusione che voglio stare un poco da sole. Avete presente una persona che viaggia con una 500 tutta giangherata, mentre in realtà questa persona ha una Ferrari
nel garage, solamente che non lo sa. Cioè, la maggior parte delle persone praticamente non sa quanto vale. La consapevolezza di sé è una cosa che si può conquistare facilmente. Solamente pensano le persone che chissà che cosa ci vuole. Non ci vuole niente, bisogna imparare solamente a respirare. Con questa tecnica, che cosa si fa? Si diventa forte, potente e onnipotente, ma non perché si diventa superuomini o altre cose, si diventa consapevole. Il consapevole, agli occhi della persona che respira male, che cos'è? La persona consapevole. E chi non si pensa, chi caspita, sa di che buffone, che cosa, mentre in realtà, la persona consapevole non è altro che la persona che conosce i suoi mezzi. L'altro invece che cosa deve fare? Deve cercare di segargli le gambe e farlo sentire in difficoltà, perché è lui che sta in difficoltà. Va bene? Adesso vi dirò una serie di esempi. Il viaggio di Gulliver. Gulliver si è trovato praticamente in due situazioni. Gigante in un paese di nani e nano in un paese di giganti. Che cosa succede? Quando tu sei gigante in un paese di nani, qualsiasi cosa ti fanno, tu ti muovi e rompi tutto, va bene? Quando sei invece nano in un paese di giganti, tu quantunque te li vuoi scalzare, prima o poi qualcuno ti calpesterà. Allora è obbligatorio che tu diventi gigante in un paese dei giganti, d'accordo? Il pollaio e il pulcino. Questo è un episodio che si è verificato realmente a scuola. Una persona viene a scuola qualche anno fa e dice: io mi devo portare mio figlio, io me lo devo portare da questa scuola, non è cosa, non è più possibile, gli danno fastidio, e così, e via discorrendo. Sta signora assolutamente era accompagnata dalla madre, quindi era la nonna del ragazzino. Il ragazzino frequentava la prima media, non era l'uno mio, il preside non era d'accordo a farlo trasferire. Io chiamo questa signora e dico: ma signore, ma che è successo? Fatemi capire un poco. Dice: guardate, presso di questa, i ragazzi, i compagni danno fastidio a mio figlio. E non è possibile, questa cosa non è possibile. Ma dico: ma voi dove abitate? Io abito a Sardone. Ah, voi quindi state in campagna? Dice: sì, siamo in campagna. Dico: ma il pollaio ce l'avete? Sì, come no, come non ce l'abbiamo il pollaio? E se prendete un pulcino e lo mettete praticamente in un pollaio, che cosa succede? Tutti quanti, i polli lo beccano, lo ammazzano, o vive male. Dico: signore, se prendete lo stesso pulcino e lo spostate in un altro pollaio, che cosa succede? È praticamente la stessa cosa. Allora io dissi: signora, ma il problema qual è? È il pollaio o il pulcino che deve diventare subito un pollastrello? A questa cosa era presente, a questo discorso era presente il ragazzo, il quale praticamente, immediatamente, negli occhi, cambiò proprio atteggiamento. Dalla scuola non se n'è andato più, ha finito la terza media a Gifoni, invece di quattro dita doppie, erano otto dita doppie la faccia tosta. Adesso, il bicchiere e la candela. Se noi prendiamo una candela e la teniamo sotto il bicchiere, che cosa succede? Scusate, vi porto una serie di esempi per dare l'idea di quello che ci succede tutti i giorni e noi non ce ne rendiamo conto. Quando praticamente noi teniamo accesa una candela sotto il bicchiere, quando c'è l'ossigeno la fiammella è bella lunga. Quando sta per finire l'ossigeno, la fiammella comincia a fare così: rialziamo il bicchiere, la fiammella si mette lunga. Quindi noi da questa osservazione possiamo asserire che chi respira vive, chi respira male sopravvive. Meditate, gente, meditate, perché è importantissima questa cosa. Grazie. La vita
è come un conto in banca. Praticamente che cosa succede? Io ogni mattina ricevo 20 euro di energia. Allora, con te 5 centesimi, con te 1 euro, con te 2 euro, con te 1 centesimo. Praticamente il bravo finisce la giornata e consuma tutti i 20 euro. Quindi c'è il bravo. Il bravissimo che cosa fa? Ma fa massima una 5 euro, non si può mai sapere. E per nostro, no? Invece, chi decide male, che cosa fa? Il primo che trova la mattina, si fa una bella appiccicata, si mette nel bosso, dice state zitti che non vaga mai una vita. Mette nel bosso e non vaga mai una vita. Allora che cosa succede? Per completare la giornata, il signore che cosa deve fare? Come se andasse in banca e va a prendere soldi al rosso oggi, al rosso di mano, al rosso di prima, arriva il fallimento dell'uomo, anzi insomma i gastriti con l'idea di capo e compagnia, e questo è quanto. E chiudiamo quest'altro punto. Tunnel. Immaginate di stare fuori da un tunnel non illuminato. Appena cominciate ad entrare dentro, diminuisce la luce. Buonasera. Entrate un altro poco, diminuisce ancora. Entrate di nuovo, grazie. Entrate di nuovo. Entrate di nuovo e praticamente diminuisce ancora, fino a che, quando più dentro vado, più nero divento. Diventa l'occhio, vede solo un punto nero. È giorno, o è notte, c'è il sole, o c'è la pioggia, io sempre un punto nero vedo. E che cosa vedo? Che cosa vedo? Praticamente... E allora che cosa vedo? Vedo tutte le negatività. Ogni cosa che mi succede, vedo tutto nero. E qualcosa di bello, anni luce lontano. Come si fa a uscire da questo tunnel buio e chiusura mentale? Signori, attraverso la respirazione si innesta la marcia indietro e si ritorna sui propri passi e si ritorna alla luce. La verità, io qua ho scritto postura dei alla ricerca della felicità. Avevo già stampato i manifesti, ma la mia idea era cambiata e volevo praticamente scrivere alla ricerca della luce. Perché alla ricerca della luce? E perché praticamente tutte le persone che respirano male, come se si chiudessero in un buio, stanno sempre al buio. Hanno sempre paura di qualche cosa. Non si sentono mai all'altezza della situazione. Sono dei pignoli di 7 cavalli di forza. Le cose le controllano 100.000 volte per paura che... Ma dopo che hanno controllato e ricontrollato, Dio non voglia, scoprono che hanno commesso un errore con la frusta, letteralmente con la frusta. Lo so, è una cosa che succede spesso, Signori, io questa sera sto parlando di come funziona la nostra testa con un linguaggio che credo che tutti quanti, anche i bambini piccoli, riescono a recepire. Allora, l'altra immagine è una sala d'aspetto di un medico. Che cosa succede? Appena entriamo nella sala d'aspetto di un medico, i primi 5 minuti pensiamo ai fattarelli nostri. Dopo passati questi 5 minuti, che cosa facciamo? Ma chi devo fare un mezzo scelto? Cominciamo a guardare le persone che ci troviamo di fronte. Però che tipo che chiama? La stessa cosa fanno le persone che stanno dall'altra parte. Quindi il corpo è un bel biglietto da visita. D'accordo? E allora? Che cosa succede?
Io sono andato a Salerno, questa è un'ipotesi, sono andato a Salerno e ho conosciuto una persona. Mi ha conosciuto così. Un amico va a Salerno, trova questa persona, dice: ma sai, tu sei di Gifoni? Io ho conosciuto una certa persona, un professore Russomano, per non usarci, come, che tipo, com'è, insomma, ma tu comunque, pubblicità negativa della persona. Se invece questa persona mi ha conosciuto in questo modo, ha ricevuto il Gifoni. Io ho conosciuto un certo professore Russomano, però che caspita di tipo che è, eh? Allora, pubblicità positiva della persona. Mettiamo a dimora degli alberi. Che cosa succede? Nel momento in cui mettiamo a dimora, tutti quanti abbiamo la stessa partenza. Se non che, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, alcuni alberi crescono più di un altro che sta sotto. Che cosa succede? Che quello che rimane sotto muore o trova grandi difficoltà per arrivare alla luce. D'accordo? È chiaro? Va bene. Allora, questa qui l'abbiamo detto. Scusatemi. Questa è un'altra bella cosa. Molte persone, quando passa una persona e non saluta, si fanno i film lucidati. La scuola è passata e non ha salutato. Vuoi vedere che mercoledì? Vuoi vedere quando si pensa che Giovanni c'è ditta? Sto scemo, mi guardate, perché mi guardate? Vuoi che se mi tuppate, perché mi tuppate? Vado a vedere le meandre dei miei comportamenti precedenti, se eventualmente io gli ho fatto qualche cosa a questo soggetto, per cui è passato e non mi ha salutato. Ma quanto meno respiri, più questi processi sono accentuati. C'è chi praticamente in una situazione del genere ci consuma 3 minuti di pensieri, chi ci consuma 3 ore, chi 3 giorni, chi 3 settimane, e chi diventa l'unico problema della vita sui capasciali è passato e non è salutato, proprio sta appicciando. Altro punto, noi funzioniamo come un'automobile. L'automobile, praticamente, se ha il filtro dell'aria semiotturata, noi acceleriamo, la macchina non va bene, consuma 6 benzina e fa poca strada. Come nell'automobile, ripeto, l'ossigeno serve per bruciare la benzina, produrre energia e dare forza al motore, così nell'organismo umano l'ossigeno serve per bruciare gli alimenti, produrre energia e dare forza alla persona. Nella macchina non c'è niente da fare. Nella persona invece che cosa succede? Invece di sviluppare energia di corpo, ha cominciato a sviluppare energia di testa. Ah, sta cosa ha già fa, ah, sta cosa ha già fa. La fa, però dopo è un cadavere in via di putrefazione. Cioè non serve a niente più, fa tutto di nervi, chiaro? Che cosa succede? Arriva una persona e dice: ma senti, ma prendi la macchina, vai dal meccanico, smonti il filtro dell'aria e rimettilo a posto. Dopo quanto tempo la macchina va meglio? Immediatamente, ve lo dico io. E dopo quanto tempo la persona che impara a respirare, che si sblocca con la respirazione perché tiene il diaframma bloccato, si sente meglio? Immediatamente. Allora, quello che le persone pensano, che ci vuole un secolo, è una cosa che si fa immediatamente. E questo lo dovete sapere, ve lo dovete fissare nella testa, perché è una cosa che nessuno sa. Nessuno sa come ti sblocchi con la respirazione, praticamente diventi un'altra persona, cominci a lievitare da terra. Senti, pesante come un elefante quando respiri male.
hai un punteruolo nella schiena, un elefante sulle spalle e una calotta di piombo sulla testa che ti fa scendere verso terra. Come impari a respirare, tu praticamente lieviti da terra. Hai una sensazione di leggerezza. È il peso. Non è un fatto di bilancia, è un fatto di testa, perché la persona può essere pure magra così, però si può sentire un elefante. Si va a scuola, molte persone imparano i verbi, però se ne dimenticano uno, la prima persona del presente indicativo del verbo essere. Io sono. Ragazzi, sì. Ma tu, io caspita sì, fammi capire. Invece la persona che respira male vuole dimostrare che invece deve dimostrare, è quello che sta di fronte, sei consapevole, io so, tu mi fai capisci di sì, allora se sei meglio di me, io prendo il cappellino e dico buongiorno signoria, se no diversamente tu mi devi riconoscere come leader, è chiaro? Quindi, signori, meditate, perché questi processi avvengono tutti i giorni della nostra vita. L'altra cosa, molte persone si mettono un paio di scarpette, si mettono una tuta e dice, io vado a camminare, io vado a correre, io vado a fare, tu non fai niente, non fai altro, che ti metti una macchina col filtro dell'aria otturata e praticamente la volte girare per Napoli e per Roma, si sblocca il filtro dell'aria e allora non fate altro che schiattare in corpo la persona e dici scemo, ma che fai? Stai in compagnia e che fai? Fai una brutta figura, allora costringi il corpo, violenti il corpo a fare una cosa che non vorrebbe fare. Quindi signori, prima mettiamo a posto la macchina di tutto punto, puliamo il filtro, va bene, respiriamo bene, dopodiché possiamo fare tutte le attività che vogliamo. È chiaro? Non sottovalutiamo mai la respirazione. Allora, c'è un'altra bella immagine, un fucile Kalashnikov. Sindaco, spero che non sia troppo tedioso. Un fucile Kalashnikov, io ce l'ho sotto il braccio qua, lo nascondo, mentre sto così, arriva uno con una pistola là, scemo, tengo il fucile Kalashnikov, poi lo rimetto a posto. Arriva un altro personaggio. Scemo, tengo il fucile classico. E la ho, e due, e tre. E allora, quando va che questo fucile lo faccio vedere, che cosa succede? Quando io tengo il fucile classico piazzato, quello con la pistolina d'acqua viene più. Nemmeno quello con la pistola. Comincia a venire il mitra come me. Quindi la competizione avviene per gruppi omogenei. È chiaro? È chiaro come concetto? Chi ha gli stessi mezzi pieni, perché sa chi le va visto nell'acqua, che non si può avviare nessuna parte nel momento in cui lo vede il fucile galattico. Due, gli animali, quando si guardano negli occhi, secondo voi che fanno? Un giudetto, si mette la coda fra le gambe e praticamente se ne va. Secondo voi, quando due persone si guardano negli occhi, che fanno? Non succede la stessa cosa? Ci sta chi abbassa gli occhi, chi fa così, chi si appoggia col po' una coscia, chi fa una tramiata alla gara. Insomma, praticamente, ognuno di fronte al disagio assume una postura. E questa postura, se uno oggi, domani, dopodomani, dice mio figlio, c'è la scoliosi, mio figlio te ne dosso pure, mio figlio te ne chiesto. Ma quando andate a voi e non lo vedete,
non lo vedete davanti agli occhi, che cosa succede? Allora bisogna aprire gli occhi, diventare competenti e cominciare a capire. Io vi ho detto che l'eterna competizione comincia da piccoli, ma da piccoli, e mi rivolgo al sindaco quando ha detto il fatto della cartella, la cartella è, lo zaino è una cosa che se portato correttamente non dà fastidio, il problema è se io prendo lo zaino, gli allungo le fibbie quanto più è possibile, mi spingo nel bacino in avanti e le spalle poi per non farmelo cadere me le metto così, io chiaramente ci ho domandato, questa è la mia postura di corretta quando tengo lo zaino. Ogni tanto sapete che cosa faccio? Porto lo zaino correttamente con le fibre molto strette, io non lo porto lo zaino, è lo zaino che porta me, chiaro? Se su un pilastro noi mettiamo 300 quintali, il pilastro non se ne frega proprio, se gli facciamo una forza in diagonale di 5 quintali, il pilastro si spezza, quindi non è la cartella, è come si porta, d'accordo? E questo fatto è una cosa che ogni genitore dovrebbe sapere. Ai figli bisogna tagliargli le fibbie, valutare quanto devono essere larghe e dopodiché le taglia e le cuce. O questo, o bere o affogare, perché sennò come se ne vanno? Quando il corpo assume questa posizione, che cosa succede? Che io alle spalle tengo attaccate le clavicole, giusto? Alle clavicole è attaccato lo stemma, allo stemma sono attaccate le costole. Se io praticamente mi chiudo con le spalle, la gabbia toracica si chiude, i polmoni quando arrivano vicino alle costole non si possono allargare più e io voglio di dirà, ma non bene. Quindi ho un respiro corto, quindi ansia. Come mi sposto con le spalle dietro, lo spazio dove i polmoni si possono espandere aumenta di volume. Se addirittura io rendo il mio torace elastico, io ho il massimo di apporto di ossigeno. E ritorniamo al discorso che l'ossigeno serve per bruciare gli alimenti, produrre energia e dare forza alla persona.